scherzo con sta luce, sembra un figlio di Satana. Nipotini, buongiorno, bentornati, come state? Video breve perché è accaduta una cosa che sinceramente mi ha fatto molto molto piacere. All'alba della pubblicazione del mio primo video di barbecue, di cui non capisco assolutamente niente, peraltro non parlo mai di barbecue proprio perché non ne capisco assolutamente niente, voleva semplicemente essere un videttino in cui condividevo un prodotto che avevo acquistato e condividevo con voi l'esperienza di utilizzo. In ogni caso, dopo che quel video è stato pubblicato, ho ricevuto un regalo molto molto bello da parte di un canale che possiamo definire di riferimento nel mondo barbecue, che è questo. Bello, bravo, complimenti. Tra l'altro, mamma mia, che bel panorama che hai. Io non riuscirei a cucinare, sarei sempre lì a guardare le montagne e stop, onestamente. Complimenti, complimenti davvero. Complimenti, un abbraccione. Inconfondibile voce del capitano Luca Bordoni del canale BBQ. Ora, il fatto che un canale, che è un canale di riferimento nel mondo del barbecue, si interessi a un canale con dei numeri assolutamente ridicoli come il mio, sinceramente mi fa bene al cuore. Perché spesso questo mondo di internet, di YouTube, è fatto di hater, di rimbambiti che non hanno null'altro da fare se non sputare le loro frustrazioni sugli altri, pensando che magari non siano degli esseri umani, che non recepiscono le porcherie che escono dalla loro bocca. Per cui è un gesto piccolo, per carità, sì, è un gesto che per me è stato molto molto gradito, e quindi al buon Bordons io dedico le mie bombette. Ora non mi venite a dire bombette sono pugliesi, che cacchio fai tu che sei milanese? Verissimo, io di pugliese ho solo il primitivo di Manduria, a cui dopo andremo a tirare il collo, però sono una cosa fatta a modo mio, infatti non le chiamo bombette pugliesi, le chiamo bombette a modo mio. Quindi ciancio alle bande, veniamo alla nostra preparazione che richiederà pochi gustosi e semplicissimi ingredienti. Primo, pancetta arrotolata. Secondo, dell'ottima carne piemontese tagliata sottile. Terzo, grana padana. Stecchini come se non ci fosse un domani. Andiamo a prepararli più veloce della luce. Come avete visto, abbiamo lavorato molto molto velocemente. Ora l'intenzione è quella di cuocerle al barbecue su piastra opportunamente arroventata ad una temperatura che potremmo definire infernale. Quindi alta temperatura, andiamo a cauterizzare l'esterno, e comunque l'alta temperatura all'interno del barbecue ci permetterà anche di sciogliere il grasso della pancetta, la parte cremosa del grana padano, e di avere quindi una parte interna molto soffice e una parte esterna con un bel bark che andremo a impreziosire con qualche spezzettina. Ovviamente useremo sempre i chunks di Jack Daniels per dare un po' di spinta alla parte affumicatura, e ci aspettiamo un bel risultato. Quindi incrociamo le dita e vediamo un po' come vengono. E mentre il cervino si staglia maestoso alle nostre spalle, noi abbiamo già stabilizzato il nostro trade guard attorno ai 200 gradi e siamo pronti a mettere le nostre bombette. A few minutes later. Eccole qua. Allora, crosticina all'esterno, sicuramente operazione riuscita. Vediamo. Irresistibile scioglievolezza della parte interna, sembra parecchio morbida. Mm.
Operazione Goduria riuscita sicuramente. Primitivo di Manduria. Grazie mille ad Andrea di BB Cool, mi hai fatto un bellissimo regalo. Grazie mille a tutti i Bracciami Ancora, Fuoco di Brace, quelli che portano avanti il barbecue in Italia e non è proprio nella nostra tradizione, c'è da dircelo. Ringrazio tutti i pugliesi che vorranno invitarmi in Puglia per insegnarmi come si fanno le bombette. Io vi ricordo di mettere un bel like, sottoscrivere, iscrivervi al canale, attivare la campanella, blindare la supercazzola prematurata come se fosse Antani. Ci vediamo al prossimo video. Prossimo video che non penso sarà a tema barbecue, ma progetto di portarvi ancora sott'acqua perché ho in progetto delle immersioni pazzesche. Non vi spoilerò niente, ma mi raccomando.